Ciao! Allora, la decorazione che vi farò vedere oggi la potete fare in due maniere diverse e quindi vi faccio vedere. Allora, quella base è così. Smalto di arancione e bordeaux con queste linee bianche. Oppure la fate così. Uguale, solo che ci sono anche i pallini. Quindi vi farò vedere entrambi i modi. E per farla ho utilizzato, allora, come sempre la base è trasparente. Poi come base, dopo quella trasparente, ho usato lo smalto rosa della Kiko. Poi un bordeaux amarena, in realtà non si capisce bene che colore è, un arancione, e poi per fare i pallini e le strisce ho utilizzato il bianco con il pennellino sottile. E quindi questa è la decorazione e adesso vi faccio vedere come si fa. Allora, innanzitutto come base mettiamo quella Kiko rosa. Qualsiasi rosa abbiate va bene. Basta che sia veramente chiarissimo. Ok. Poi prendiamo prima il bordeaux. E facciamo un French diagonale. Così. E lo facciamo anche di qua. Ok, poi prendiamo lo smalto col pennellino sottile bianco e tracciamo un'altra linea diagonale sotto il French che abbiamo appena fatto. Così. Anche di qua. Ok, poi con l'arancione più chiaro, questo, io ho questo della Debora, nello spazio libero che ci è rimasto sulla lunetta coloriamo d'arancione. Faccio vedere. Ok. Così. E anche di qua. Ok? E poi riprendiamo il bianco e facciamo un'altra linea, questa volta sotto l'arancione. Così. E così. Ok? Poi, se volete, possiamo fare i pallini, come ho fatto qui. Adesso vi faccio vedere. Quindi o la lasciate così oppure la faccio solo di qua, ovviamente sul colore scuro, no, sull'unghia, sulla lunetta. Allora, ne facciamo uno, due e tre. E anche sull'arancione chiaro. Uno, due e tre. Così. E
e quindi questa è la decorazione. Ciao!